Buongiorno, signora direttrice. Le presento Icar. Credo che preferisca essere chiamato Zucchina. Io lo chiamerei Patata con quella faccia. Lascia il mio aquilone! Ah! Oh, è troppo forte, Zucchina. Andiamo, sveglia. Datti una mossa, ho altro da fare io. Sembra dolce come un caffè amaro quella. Che donna orribile. Veramente disgustosa. Ehi, nuova arrivata. Raccontaci perché sei qui. Perché mia madre tutte le mattine mi mandava a scuola mascherata da dinosauro. Davvero? Ehi, mi prendi in giro? A me piacciono tanto i dinosauri. Tutti fuori di testa. Queste si chiamano preliminari. Se Rosy fosse in un letto con il maestro Paul, lei suderebbe un sacco e il pisellino del maestro Paul esploderebbe. Maestro, maestro! Sì, Ahmed? Volevo sapere se sta bene il suo pisellino, perché se esplode non potremmo più andare sulla neve. Lo sai, sul pullman io non dormivo. Vieni, piccola mia, torniamo a casa. Io non ti lascerò andare via. Resteremo tutta la vita insieme. Sì! Fermi così. Ciao a tutti! Oggi abbiamo per voi una classifica di film per tutta la famiglia e per i nostalgici degli anni 80, ma anche per le nuove generazioni che magari non li hanno ancora mai visti. Allora, questi sono alcuni tra i film che hanno avuto un enorme successo e che non ci si stanca mai di rivedere. Partiamo dalla posizione numero 5 e vi proponiamo, per farvi qualche risata, Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, del 1989. Il professor Zalinski mette a punto una macchina in grado di rimpicciolire gli oggetti, però non riesce a farsi prendere sul serio da nessun potenziale investitore. Un giorno, senza saperlo, rimpicciolisce per sbaglio i suoi figli, Amy e Nick, assieme ai figli del vicino di casa. Per i ragazzi inizia un'avventura davvero incredibile in una giungla piena zeppa di pericoli, il giardino di casa. La pellicola insegna ai bambini cose importanti come il rispetto delle formiche. Nessun bambino avrà mai più il coraggio di ucciderne una dopo aver visto il sacrificio che farà Formichina per salvare i ragazzi. E la fiducia nei genitori. E ai genitori insegna ad arginare i continui pasticci che chiunque commette, chiunque in quanto genitore anche. Alla posizione numero 4 mettiamo La storia infinita dell'84, un capolavoro fantasy che è ancora attualissimo nonché molto affascinante. Il protagonista è un ragazzino solitario che ha perso la madre e che spesso viene trascurato dal padre. L'unica sua consolazione è la lettura, il suo hobby in cui ama rifugiarsi, ma l'immedesimazione in quello che legge sarà tale da farglielo vivere in prima persona. Una storia vincente ed emozionante che insegna ai piccoli e, perché no, anche ai grandi il valore della lettura. A fine visione vi verrà spontaneo tirare fuori un libro dalla vostra biblioteca e leggerlo assieme ai vostri pargoletti o ai vostri amici. Saliamo sul podio e al terzo posto, come non citare E.T., l'extraterrestre del 1982? Il gioiello di fantascienza firmato Spielberg sarà una vera chicca da mostrare ai vostri figli. Elliot scopre in un bosco un alieno dimenticato sul pianeta Terra dai suoi simili durante una ricognizione. Con l'aiuto del fratello maggiore e della sorellina, che era interpretata dall'allora piccola e dolce Drew Barrymore, nasconderà l'extraterrestre in casa sua, però dovrà fare i conti con l'FBI. Ecco, questo film insegna a tutta la famiglia che aiutare gli altri è qualcosa di fondamentale e imprescindibile, qualunque sia l'altro cui tendere la mano. Poi, alla posizione numero 2, una pietra miliare, I Goonies, del 1985. Film principe del genere avventura declinato agli under 15, è un capolavoro che da più di 3 decenni tiene incollati allo schermo grandi e piccini, maschi e femmine, cani e gatti, nonni e prozii, tutti insomma. L'avventura al cardiopalma dei 7 ragazzini che trovano nella soffitta di casa la mappa di un vecchio tesoro nascosto sarà la gioia per gli occhi di tutti. E non solo per gli occhi, ma anche per il cuore. Perché i Goonies insegneranno a voi e ai vostri figli i valori inestimabili, ben più preziosi del tesoro nascosto, dall'amicizia alla lealtà, dal rispetto alla fratellanza. Questo capolavoro è un vero e proprio toccasana per l'intera famiglia. E infine, al primo posto, un film cult, inserito dal New York Times tra i 1000 film più belli di sempre, che ha incastrato Roger Rabbit dell'88. Il detective Eddie Valiant deve trasferirsi nel mondo dei cartoni animati per aiutare il coniglio Roger Rabbit e la sua sensualissima moglie Jessica a difendersi dall'accusa di omicidio.
Per i bambini di casa questa pellicola metà cartone e metà film sarà un modo per avvicinarsi al mondo dei grandi. Bene, fatemi sapere se li avete già visti o se li farete vedere ai vostri figli o se siete piccini ai vostri amici, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!